Umile, talentuoso, versatile, impeccabile in qualsiasi ruolo, la grandezza di Marcello Mastroianni non si può mettere in discussione e ogni occasione è buona per celebrarla. Così, a circa 20 anni dalla scomparsa, la società Dante Alighieri organizza un incontro con il pubblico per ricordare l'attore percorrendo le tappe principali della sua carriera. Essendo stato lui, in fondo, il più grande ambasciatore della cultura italiana nel mondo, il suo cinema è ancora oggi un cinema di grandissima qualità, riconosciuto in tutti i continenti, era doveroso per la Dantalighieri ricordarlo. A Palazzo Firenze si discute di film, di personaggi e di interpretazioni, si analizza la parabola artistica di Mastroianni, partendo dalle origini per arrivare ai primi veri successi. Mastroianni aveva questa versatilità straordinaria che gli permetteva di interpretare ruoli estremamente diversi e di comunicare con il mondo intero. All'evento partecipa anche Jean Gilly, specialista francese del cinema italiano, nonché amico del Marcello nazionale. E chi lo ama, chi lo ricorda, ha l'impressione che è morto ieri perché è talmente presente. Invece per i giovani Mastroianni è un grandissimo attore, però i film non si vedono, vanno raramente in televisione, dunque bisogna parlarne. Che fosse Fellini o De Sica a dirigerlo, poco cambiava. Mastroianni era garanzia assoluta di bravura e professionalità. Se oggi il cinema italiano è meno conosciuto all'estero è perché non ha più questi attori che facevano un po' da ambasciatori, che andavano ovunque, che erano conosciuti ovunque, e fra di loro il più noto, il più famoso, che ha lavorato in tanti paesi, è proprio Mastroianni. Un vuoto immenso lasciato a partire dal 19 dicembre del 1996. Ci si consola con una filmografia vastissima per tutta la magia donata. Grazie Marcello.